Ci si aspettava una svolta dalla visita a Cosenza di Matteo Salvini e il riferimento è al nome del candidato a presidente della regione Calabria, in quota centrodestra, ma il leader della Lega ha preferito probabilmente prendere ancora un po' di tempo. Un teatro Morelli gremito e anche troppo piccolo per ospitare i sostenitori ha accolto l'ex vice premier che, al di là degli attacchi al governo, si è concentrato sulle prossime elezioni regionali. È un'opportunità di liberazione ai calabresi alle prossime elezioni regionali, è questo che conta, mandare a casa la sinistra perché c'è una situazione di sanità, di strade, di disoccupazione che è indegna del 2019. Perché qua oltretutto non si sa ancora quando si vota. Qua c'è un partito democratico, un signor Oliverio, che ancora non si sono degnati di dire ai calabresi quando avranno la fortuna di votare. Però sarà dicembre, sarà gennaio, prima o poi si vota e sono orgoglioso che per la prima volta nella storia la Lega sarà protagonista del cambiamento in Calabria. Come detto però, grande cautela sui nomi. Abbiamo tante idee, tante donne, tanti uomini, i nomi arrivano alla fine, stiamo lavorando al progetto e le priorità sono lavoro, salute, salute e lavoro. Sia in proiezione nazionale che regionale, Salvini si è poi soffermato sui rapporti fra Lega e Forza Italia. Buoni, buoni, basta che nessuno imponga niente e che tutti si voglia guardare avanti. La gente mi chiede, beh, ma io foto ne faccio a centinaia, stasera ne faccio 1000. Altro paio di maniche, scegliere chi guiderà questa splendida terra, lo sceglieranno i calabresi.